Ciao a tutti, eccoci in classe con una nuova fantastica puntata del nostro percorso di filosofia moderna. Oggi dobbiamo affrontare il nostro amato Cartesio, un filosofo che in genere piace, soprattutto dopo la mitica puntata che abbiamo dedicato al Cogito Ergo Sum. Normalmente gli studenti si appassionano, si divertono e qualcuno di loro fa anche una serie di collegamenti con i film o con tanti altri stimoli che magari provengono dalla letteratura, dall'arte. È un filosofo che fa riflettere molto. Il primo filosofo che probabilmente ci pone di fronte a noi stessi e all'analisi della nostra mente. Inizia ad aprire questa scatola nera e iniziare a vedere che cosa c'è dentro, che cosa sono le nostre idee, come funziona la nostra capacità di produrre idee, di che cosa mi posso fidare, qual è la base di partenza. Oggi faremo un passo importante in avanti, parleremo anche di Pascal, parleremo anche di altri personaggi che in qualche modo criticheranno l'approccio cartesiano, pur apprezzandone alcuni contenuti. Quindi, ragazzi, allacciamoci le cinture perché continua il nostro percorso e parleremo anche di Dio. Pensate, ieri, l'altra volta abbiamo parlato del genio ingannatore, oggi alziamo il tiro. La sigla ed eccoci a noi con Cartesio e le sue folli teorie filosofiche. Ok, allora ragazzi, la scorsa volta avevamo finito il nostro ragionamento, in realtà avevamo appena iniziato il ragionamento con un'acquisizione importante, cogito ergo sum. Il dubbio iperbolico era alla fine culminato con la certezza di esistere, no? Il dubbio ci porta al pensiero, il pensiero ci porta all'esistenza e l'esistenza ci porta a supporre la esistenza di una sostanza pensante. Quindi la prima parte di questo ragionamento era culminata col fatto che noi non sappiamo se siamo degli esseri umani, non sappiamo se abbiamo 10 dita, non sappiamo se siamo fatti di carne, non sappiamo se siamo in Italia, non sappiamo quasi nulla di noi perché tutto quello che sappiamo di questa natura proviene dai sensi ed è illusorio, però siamo sicuri di essere una res cogitans, una sostanza pensante. Il problema adesso è che, ok, la sostanza pensante è una sostanza che pensa, ma che cosa pensa questa sostanza pensante? Quali sono le idee che produce la sostanza pensante? Infatti, in questa parte del ragionamento dovrà cercare di dimostrare la validità della regola dell'evidenza. Ragazzi, vi ricordate, tutto il ragionamento era diviso un po' con una roadmap, una specie di percorso di costruzione del metodo. La prima fase era quella di scrivere le regole del metodo e le ha scritte. La seconda era di fondare le regole del metodo e con il cogito ha trovato probabilmente un punto di ingresso. Però il cogito ci rende sicuro, come è evidente, solo la nostra esistenza in quanto sostanza pensante. Però in realtà, ragazzi, c'è un intero mondo, un mondo fatto di idee che noi abbiamo, ma anche un mondo fatto di cose. E dobbiamo quindi concludere che noi possiamo conoscere con evidente certezza soltanto la nostra stessa esistenza, che possiamo avere solo questa sensazione di autocoscienza? Oppure con una stessa ragionevole certezza è possibile acquisire nuove conoscenze anche sulle idee che abbiamo dentro di noi e sul mondo fuori di noi? Ecco, questo è il secondo passaggio. Cercare di capire fino a che punto spingere il metodo e fino a che punto riuscire a fondare la regola dell'evidenza anche su, diciamo, idee e quindi relazioni di noi stessi con il resto del mondo che devono però sfuggire al rischio dell'errore. Non dobbiamo ricadere, si dice Cartesio, nel rischio di fare leva sui sensi e su tutto ciò che è illusorio. Quindi iniziamo a capire, come dire, ad aprire meglio ciò che c'è nella nostra mente, ad aprire questa scatola nera. La mente produce idee, abbiamo detto, è la concezione di idea di Cartesio, la concezione moderna. L'idea è un prodotto della mente.
Ma che tipo di idee noi abbiamo? Ecco, a questo punto Cartesio inizia una classificazione delle idee. Dentro la nostra mente ci sono sostanzialmente tre categorie di idee: le idee avventizie, le idee fattizie e le idee innate. Ora cerchiamo di definire queste tre idee. Le idee avventizie sono le idee che vengono dall'esterno di me, ok? L'idea che ho di qualcosa di esterno. Poi non so ragazzi se sia illusorio o no, però sicuramente la sedia, il tavolo, il professore che sta spiegando, la mamma che mi aspetta e mi vuole punire perché ho fatto tardi e non sono tornata in tempo dall'uscita con le amiche, tutte queste sono idee avventizie, cioè che provengono fuori da me. Secondo, idee fattizie. Sono quelle idee che ho prodotto, che produco io. Ad esempio, se io penso a un ippogrifo, sto pensando a qualcosa che non viene dall'esterno, ma viene da una mia costruzione di idee di cavallo e di grifone. Quindi idee avventizie, idee che vengono fuori da me. Idee fattizie sono idee che ho prodotto io, che ho inventato io, anche cose inesistenti che ho generato con la mia fantasia. Esseri di fantasia, romanzi di fantasia, sono tutte idee avventizie. Infine, dice Cartesio, e qui attenzione perché il discorso si fa più complicato e più interessante. C'è una terza tipologia di idee che sono le idee innate. Che significa innate? Qualcosa che ho dentro di me fin dalla nascita e che non posso né aver estrapolato dall'esterno, acquisito dall'esterno come le idee avventizie, né creato dall'interno come un'idea fattizia. Cioè sono de delle idee che ho dentro di me, ma non provengono né dal mondo fuori di me, né dalla. Non sono neanche prodotto della mia fantasia, della mia ragione, della mia capacità di creare, per esempio, idee inesistenti come le idee fattizie. Ad esempio, un esempio che appunto fa sono le idee degli enti geometrici. Sono delle idee che noi abbiamo, ma che non riscontriamo all'interno, diciamo, del mondo intorno a noi. Vi ricordate infatti che Platone, proprio basandosi sulla esistenza all'interno di noi di idee come quelle della matematica, faceva riferimento a delle idee che erano al di fuori dell'essere umano proprio perché non erano tra le idee che noi potevamo produrre con l'esperienza dei sensi, giusto? Non abbiamo mai visto triangoli, non abbiamo visto quadrati, non abbiamo mai visto cerchi, però abbiamo fin dalla nascita queste idee. Le idee fattizie sono sicuramente prodotte da me. Le idee avventizie, anche queste in un certo senso, sono prodotte da me, cioè sono interne a me, possono venire, diciamo, da me. Perché? Perché c'è un principio fondamentale. Secondo Cartesio, la causa deve essere sempre maggiore o uguale all'effetto, cioè io posso creare un'idea se questa idea ha meno realtà, meno perfezione di me che la causo, ok? Io posso sempre creare un'idea. Essendone io la causa, se io sono la causa di quest'idea, l'idea ha un minor grado di perfezione, di realtà e di compiutezza di me che la creo, ok? Cioè, quello che crea è sempre maggiore di ciò che è creato. Il movimento anche, immaginate il movimento fisico, no? Il movimento che va a colpire un oggetto, la causa è sempre maggiore dell'effetto. La quantità di moto necessaria a muovere una pallina della causa è maggiore dell'effetto, ok? Cioè tutto ciò che esiste, esiste con un grado decrescente di perfezione, decrescente di forza, decrescente di intensità, ok? Quindi, di tutte le idee che sono dentro di me, io posso essere la causa. Io posso causare tutte le idee perché sono, diciamo, più perfetto di queste idee. Ad esempio, ho la mente, ho l'intelligenza, ho la ragione. Con la ragione, la mente e l'intelligenza posso creare un'idea di un tavolo, di una sedia, e di tutto ciò che esiste e anche che non esiste. Un ippogrifo, un marziano che sta su Marte, sono tutte idee che sono, diciamo, meno perfette perché sono prodotte da me come essere dotato di ragione. Ci siamo? Ok. Dice, di tutte le idee che ho nella mia testa, però, ce n'è una che sicuramente io non posso aver prodotto. Cartesio fa questo ragionamento. Dentro di noi, tutti noi, abbiamo, sia che siamo credenti, sia che non siamo non credenti, l'idea di Dio come essere perfettissimo, essere senza difetti, onnipotente, onnisciente, ok? Cioè, dentro la mente di ognuno, sia che sia credente, sia che non sia credente, c'è l'idea di essere perfetto, ok? Poi c'è chi ci crede, pensa che questo Dio esiste ed è il Dio magari cristiano, chi non ci crede pensa che è un'idea a cui non corrisponda nessuna sostanza reale. Mi seguite? Ok. Però dice, io non sono né onnipotente, né onnisciente, né infinitamente buono, né eterno, né infinito e né perfetto. Quindi,
Poiché la regola è che io posso produrre solo ciò che è meno perfetto di me, posso essere la causa di ciò che è meno perfetto di me, io non posso essere la causa di quest'idea. Non posso essere stato io a causare in me l'idea di Dio. Quindi non è sicuramente un'idea fattizia. Dio non può essere fatto da me perché è un'idea maggiore di me. Io non posso mettere nell'idea più perfezione di quella che ho, giusto? Se io ho meno perfezione, non sono perfetto, non posso creare un'idea perfetta. L'idea di perfezione non posso averla creata io che sono imperfetto, giusto? Ok. Dice, ma allora forse è un'idea avventizia. No, non può essere un'idea avventizia, perché noi non abbiamo esperienza di cose infinite, non abbiamo esperienza di cose perfette, non abbiamo esperienza di cose onniscienti. Quindi, se non è una idea avventizia e non è un'idea fattizia, deve essere per forza un'idea innata. Quindi, io alla nascita devo avere già dentro di me l'idea di Dio. Ci siamo? Ora, la domanda è, ma se io nasco già con l'idea di perfezione, che non posso vedere mai e non posso produrre con le mie forze. Chi è che ha messo dentro di me l'idea di perfezione? Non posso averla creata io, non posso averla derivata da esperienza sensibile. Ecco, questa è la frase che dice: così rimaneva solo che fosse stata posta in me da una natura veramente più perfetta di quella che io fossi, anzi avente in sé tutte le perfezioni di cui potevo avere qualche idea, cioè, per dirle in una sola parola, che fosse Dio. Cioè, l'unica entità che può aver messo dentro di me l'idea di perfezione deve essere, per la regola che abbiamo detto prima, perfetta almeno quanto l'idea di perfezione che ho dentro di me, giusto? Se dentro di me c'è l'idea di un essere perfetto, ci vuole per forza un essere perfetto che l'ha inserito dentro di me. Ok? Perché nessuno può creare un'idea più perfetta di quella che è lui stesso. Il grado di perfezione che noi abbiamo non può essere superato dalle idee che produciamo. Insomma, non possiamo produrre delle idee più perfette di noi. Quindi, se esiste l'idea di perfezione, sia in chi crede in Dio, sia in chi non crede, questa idea di perfezione di fatto deve essere posta da un essere perfetto, che possiamo chiamare Dio. Okay? Solo un essere perfetto può essere causa della perfezione. In un certo senso, alcuni filosofi diranno che per Cartesio la perfezione è il marchio di fabbrica di Dio. È come se Dio, creando l'uomo, avesse inserito tra le sue idee un marchio di fabbrica, un'idea ri di riconoscimento, sapete come que veramente quei marchi, ok? Che identificano la provenienza. È come se dentro di noi ci sono n idee, alcune vere, alcune fatte, alcune fattizie, alcune avventizie, alcune matematiche, alcune innate, ma ce n'è una che in un certo senso dice: guarda che tu sei mio figlio, sei mia creatura. Quest'idea è l'idea di perfezione, è l'idea di infinito, ok? Ora ritorneremo su questo, perché molti filosofi poi criticheranno questo approccio, però avete capito qual è la regola? La regola di Cartesio è che se abbiamo l'idea di infinito, e noi non siamo infiniti, e non vediamo cose infinite, ci deve essere qualcosa di infinito che ce l'ha inserita dentro, prima ancora che nascessimo, ok? Non possiamo raggiungere l'idea di infinito se non abbiamo nessuna esperienza di questo, vediamo solo cose finite. Come facciamo ad avere l'idea di infinito? Da dove viene? Secondo Cartesio viene da Dio, e da un ente perfettissimo, che ha tutte le perfezioni, e che quindi è origine, originario di tutte le idee, ok? Di tutte le idee innate, soprattutto delle idee che sono da noi fin dall'inizio de della nostra vita e che non possiamo né aver creato né aver visto, cioè quindi né avventizie né fattizie. Ora, farà Cartesio tre prove sull'esistenza di Dio celeberrime, perché poi ovviamente in molti risponderanno dicendo: beh, guarda, caro Cartesio, che ti sbagli, non è così come dici. Sono tre prove razionali, sono cosiddette prove a priori. Che cosa sono le prove a priori? In filosofia si chiamano prove a priori le prove che non hanno bisogno di passare per l'esperienza. Una prova a posteriori è a posteriori rispetto all'esperienza. Quindi Galileo Galilei faceva prove a posteriori, no? Faceva l'esperienza e poi faceva delle teorie sulla base dell'esperimento. Cartesio, che è razionalista, mi seguite? Fa delle prove sulla base del ragionamento, cioè le prove dell'esistenza di Dio, ma tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso è vero anche se io non ho mai visto nulla, non c'è bisogno di una prova, non c'è bisogno di una prova in senso empirica, un esperimento, una osservazione. È tutto fatto sempre in sede, diremmo noi, intellettuale, razionale, mentale, ci siamo? Sono prove a priori, ok? Che valgono ancora prima dell'esperienza. Ora, sono tre prove. La prima l'abbiamo in realtà già fatta, è la prova che abbiamo visto quando ci ha parlato dell'idea di Dio. L'idea di Dio esiste, esiste dentro di noi come idea innata, non possiamo essere noi né nessun altro essere finito ad averla fatta. Se abbiamo l'idea di infinito, se abbiamo l'idea di perfezione, deve essere esistente, quindi l'ente che ce l'ha instaurata dentro di noi, ce l'ha instillata, ce l'ha inserita nel nostro, diciamo, corredo di idee, e questo essere è Dio. Quindi la prima prova è la prova, diciamo, che riguarda la natura delle idee. Seconda prova: se io fossi causa di me stesso, ok, mi sarei dato tutte le perfezioni, giusto? Se io potessi essere causa di me stesso,
e fossi causa anche quindi dell'idea di perfezione, mi sarei dato tutte le perfezioni, no? Se io ho l'idea di perfezione e potessi causarmi da solo, mi sarei causato come essere perfetto. Perché l'uomo è imperfetto, ok? Se ha dentro di sé l'idea di perfezione, solo perché non è lui a essere causato da se stesso, capito? Non è causato da sé, ma è causato da qualcuno di più grande. Ve lo rispiego meglio. Immaginiamo che io ho l'idea di perfezione, ok? E che io dica che non sono stato creato da Dio, mi sono creato da me o da altri uomini. Se io avessi l'idea di perfezione, potrei creare qualcosa di perfetto, ok? Ma l'uomo non si dà tutte le perfezioni, non è causa di se stesso. È causa di qualcuno di più perfetto che lo ha creato meno perfetto. Ok? Perché? Perché l'uomo ha in sé l'idea di perfezione, ma non ha le perfezioni, è imperfetto, è mortale, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che l'uomo non è causa di se stesso, deve essere stato causato da qualcosa di più grande e perfetto. Ok? Quindi Dio è la causa dell'uomo, perché l'uomo ha le perfezioni, ma non è lui ad aver creato se stesso. Ok? Non può essere stato lui a creare se stesso, altrimenti si sarebbe dato anche lui tutte le perfezioni. Come Dio, se Dio creasse se stesso, si creerebbe come essere perfetto, avendo la possibilità di farlo, giusto? Terzo, che è la più famosa, ma è anche però la meno originale, perché la riprende da Sant'Anselmo, dice questo: Dio, sia l'ateo, sia il credente, credo, hanno in mente l'idea di Dio come essere che ha tutte le perfezioni, giusto? Come essere perfetto. Però l'ateo non crede che questo Dio esista, mentre il credente crede che questo Dio esista. Ora, in realtà l'ateo si sbaglia e implicitamente sta ammettendo l'esistenza di Dio. Perché? Perché se è vero che nella mente dell'ateo c'è l'idea di Dio con tutte le sue perfezioni, cioè Dio che abbia l'onniscienza, l'onnipotenza, eccetera, eccetera, no? L'infinità, infinitamente buono, eccetera, eccetera, tutte le perfezioni che determinano l'idea di Dio, questo Dio deve avere anche l'esistenza. Perché dice, l'esistenza è una qualità o è una mancanza? L'esistenza è una qualità, semmai l'assenza è una mancanza, giusto? Quindi, se questo Dio, come essere perfetto, deve avere in sé tutte le qualità, essere onnisciente, onnipotente, infinitamente saggio, infinitamente buono, infinitamente grande, eterno, tra le tante qualità che lui ha, tutte all'estrema potenza, in quanto essere perfetto, deve avere anche l'esistenza. Altrimenti esisterebbe un altro essere che ha tutte queste qualità e che ha anche l'esistenza, che è più perfetto dell'essere perfetto, giusto? Quindi quest'essere perfetto deve contenere tra le tutte le sue tante qualità anche la qualità dell'esistenza. Se non ce l'avesse, non sarebbe l'essere perfetto. E quindi, se tu hai dentro di te l'idea dell'essere perfetto, questa idea corrisponde a un essere che esiste realmente, che abbia anche l'esistenza, e quindi Dio deve esistere. Queste sono le tre prove dell'esistenza di Dio. Attenzione che questo Dio che ci ha definito Cartesio non è necessariamente aderente al Dio cristiano. Potrebbe essere anche il Dio dell'Islam, il Dio ebraico. È un essere filosofico, un essere di ragione, un ente di ragione, che è infinito, infinitamente buono, infinitamente vasto, che abbia tutte le infinità, tutte le caratteristiche all'infinito, ok? Però sicuramente onnisciente, onnipotente e immensamente buono, ok? Bene, attenzione, abbiamo quindi, secondo Cartesio, poi ovviamente vi dirò anche delle critiche che lui riceverà, perché alcuni diranno, ma queste prove non mi convincono molto. Immaginate, piccola parentesi, che la terza di queste prove, la prova che vi ho detto che lui riprende da Sant'Anselmo, sarà famosissima perché sarà immortalata da Immanuel Kant. Kant, nel Settecento, nella Critica della ragion pura, farà la famosissima prova dei 100 talleri, prendendo un po' in giro la prova di Cartesio e di Anselmo d'Aosta. Poi ve la racconterò e faremo anche un esperimento in classe, simpatico, questo alla fine dell'anno, però tenete presente questa prova. Questa prova si basa sostanzialmente sul fatto che se dentro di me ho un'idea di una cosa perfetta, quindi ci deve essere compresa anche l'esistenza, quindi esiste fuori di me. Ok? Questa è la prova. Allora, finora ho ragionato senza avvalermi dei sensi, giusto? Questo bisogna riconoscerlo a Cartesio. Non ha fatto mai riferimento a nulla di sensibili, tangibili, esperimenti. Siamo sempre in fase razionale, è un razionalista. Continuiamo le deduzioni. Stiamo su una base solida per lui perché è partito dal cogito, che è indubitabile, queste dimostrazioni per lui sono indubitabili, quindi posso continuare il mio ragionamento e fondare sempre di più il metodo. Vedete, passo passo, sto prendendo dei passi avanti. Se esiste un Dio siffatto, dice Cartesio, cioè eterno, infinito, infinitamente buono, infinitamente capace, infinitamente onnipotente, allora decade automaticamente l'ipotesi del genio ingannatore. Perché un Dio infinitamente buono, ok? È lui stesso garante
della validità della regola dell'evidenza. Cioè lui dice, Dio non avrebbe mai creato, se è un Dio, abbiamo dimostrato che è infinito, 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 cioè tutte le qualità, questo Dio avrebbe mai potuto creare un genio ingannatore che mi lascia nel panico, nell'incapacità di ragionare, mi dona la razionalità e poi crea un genio che sistematicamente mi inganna? Non sarebbe un Dio buono. Un Dio buono è un Dio che non può essere ingannatore, non può permettere che la ragione si inganni, ok? Quindi il ragionamento di Cartesio può essere sintetizzato così, cogito ergo sum, quindi dal dubbio metodico al dubbio iperbolico, dal dubbio iperbolico al cogito. Con il cogito so che io esisto, grazie alle tre prove so che Dio esiste e non inganna, quindi la regola dell'evidenza è una regola fondata. Se io concepisco qualcosa in maniera chiara e distinta, proprio perché non c'è un genio ingannatore e non c'è un Dio che può permettere che io mi inganni sistematicamente quando concepisco le cose con la chiarezza della matematica, con la chiarezza del mio intelletto, poiché è proprio Dio ad avermi donato la capacità di pensare, ecco, se io ipotizzo l'idea, e anzi lui ritiene di aver dimostrato l'idea di un Dio che esiste e che non inganna, allora la regola dell'evidenza è una regola che regge, e quindi lui ritiene di aver fondato in questo modo il sistema del metodo cartesiano. Il metodo cartesiano dovrebbe quindi essere valido senza nessun dubbio rispetto alla sua tenuta. Prima di tutto il tema dell'errore. Perché uno dice, ok, allora tu mi stai dicendo che visto che c'è un Dio che non inganna, se io concepisco qualcosa di chiaro e distinto e adotto il ragionamento logico e matematico, praticamente questo Dio mi garantisce di non sbagliare, ok? Il metodo, anzi, mi garantisce di non sbagliare, fondato su un Dio non ingannatore. Ma allora perché esiste l'errore? Perché io certe volte sbaglio nel ragionamento. Se ci fosse un Dio così buono, alcuni gli obiettarono, allora io non potrei mai sbagliare. Eppure invece siamo passati da un mondo, ragazzi, che era tutto pieno di errori, di dubbi, in cui era tutto un possibile imbroglio, a un mondo così in cui invece sembrerebbe tutto valido, tutto vero, tutto autogarantito e certificato da questo Dio che esiste in noi fin dall'inizio e che garantisce la nostra conoscenza. Cartesio dice, attenzione, noi abbiamo due cose, Dio ci ha dato due cose, non solo la razionalità, ma anche il libero arbitrio. Quindi con la razionalità noi possiamo fare questi ragionamenti logici, matematici, filosofici, e se seguiamo, come dire, le regole del gioco che Dio ci ha dato, le regole del metodo, e allora arriviamo sicuramente senza problemi alla giusta soluzione. Ma abbiamo anche il libero arbitrio. E che cos'è il libero arbitrio? Il libero arbitrio è la capacità di poter usare la nostra volontà liberamente, cioè la nostra volontà può usare le regole del metodo, può usare i nostri sensi in un certo modo, può usare i sensi in un certo altro modo. Infatti, ragazzi, Cartesio dice, se Dio ci ha dato la razionalità funziona. Ma d'altronde, anche se ci ha dato i sensi funzionano. Cioè, Dio non ci avrebbe mai creato così, con degli occhi, con delle orecchie, se sistematicamente noi ci sbagliassimo. Allora, noi dobbiamo da un lato tenere per buono ciò che abbiamo. Abbiamo la ragione, abbiamo i sensi, ma abbiamo anche il libero arbitrio. E d'altronde dobbiamo anche immaginare che di per sé Dio non ci vuole ingannare, no? Ci ha dato tutto questo per farci ragionare correttamente. Però in mezzo c'è il libero arbitrio, la volontà. Noi possiamo guardare una cosa correttamente o possiamo guardarla in modo scorretto. Esempio, si avvicina da lontano una persona, è 100 metri lontana. Noi a questo punto potremmo avere voglia, desiderio, di riconoscerla subito. Abbiamo l'idea di dire, ma quello è un mio amico, vi è mai successo? Dire, sì, quello è mio amico. Poi lo salutiamo, ciao, quello ci guarda, dice, ma chi è? Si avvicina e poi, oh mamma mia, che brutta figura, non è un mio amico. Che cosa è successo in questo caso? Non è che c'è qualcuno che ci ha ingannato, né tantomeno che i sensi sono illusori di per sé. È che noi abbiamo usato male i nostri sensi, dice Cartesio. I sensi di per sé Dio ce li ha dati buoni, però dobbiamo usarli per le regole per cui funzionano, ok? Ad esempio che la vista funziona entro 10 metri, entro 20 metri, è affidabile. A 100 metri la vista dell'uomo non è affidabile. E allora perché io la voglio usare? Perché, dice Cartesio, c'è il libero arbitrio, c'è la volontà, in un certo senso c'è una certa, come dire, supponenza, una certa voglia di andare oltre i propri limiti. E quindi io sto usando i miei occhi, le mie orecchie e anche alle volte il mio intelletto per concludere delle cose che io non vedo in maniera chiara e distinta.
In quel momento io non sto concependo il mio amico in maniera chiara e distinta, credo di farlo, ma perché in realtà sto seguendo una mia passione, un mio sentimento in quel momento di stupire tutti e dire guarda, l'ho riconosciuto in lontananza. Questa piccola gratificazione che ho mi ha portato a tradire il senso dei sensi, a usare male la mia vista e ad arrivare a delle conclusioni non seguendo un metodo giusto. Quindi attenzione, dice, non è che è un dio ingannatore, un genio ingannatore o i sensi non sono buoni. I sensi sono buoni nel momento in cui li usiamo secondo le regole per cui sono costruiti. Se li usiamo secondo il progetto, in un certo senso, che Dio ha voluto creando l'uomo, con gli occhi che hanno una certa portata, le orecchie, l'udito ha una certa portata e la logica deve seguire delle regole certe, a quel punto noi abbiamo la sicurezza che il metodo funziona, ok? Quindi l'errore esiste come frutto della contaminazione delle passioni, della volontà di arrivare subito alle conclusioni, la volontà di stupire, la volontà di andare più veloce, la volontà di sbrigarsi in un ragionamento, la volontà di saltare i passaggi, che perturba e non fa funzionare bene il metodo che invece rimane quello dell'evidenza, dell'analisi, della sintesi e dell'enumerazione. Ok? Quando seguiamo con il nostro libero arbitrio, la nostra volontà di arrivare subito alle conclusioni, ecco che usiamo male i sensi e usiamo male l'intelletto. Quindi attenzione, non solo sono arrivato a dire che io esisto, non solo sono arrivato a dire che Dio esiste, ma anche il mondo esiste. Se usando bene i sensi, usando la regola dell'evidenza, grazie a un Dio non ingannatore, usando i sensi per quello che sono, senza farsi trascinare dalla volontà e dalla passione, ma seguendo delle regole certe, io posso concludere che i sensi sono affidabili. I sensi mi dicono qualcosa sul mondo? No, eh sì. E quindi, se io uso bene i sensi, posso concludere che il mondo esiste. Ok? Quindi, ragazzi, esistono due cose ben diverse per Cartesio: la res cogitans è la cosiddetta sostanza pensante. Io esisto in quanto cosa pensante, ma esisto anche come res extensa, come sostanza estesa. Ok? Cioè io quando ragiono, ragiono come cosa pensante, al di là di come sono fatto, ok? Sono un pensiero, un essere pensante. Dall'altra parte, quando mi vedo allo specchio, quando tocco il mio viso, quando vedo le mie braccia, le mie gambe, il colore dei miei capelli e dei miei occhi, in quel momento io mi considero come cosa estesa. Perché? Perché c'è la materia. Quindi la materia, il mondo materiale, è res extensa, è una sostanza estesa, mentre il mondo, se vogliamo, intellettuale e spirituale, è res cogitans, ok? Voi potete ben capire, e chiudiamo e poi, diciamo, riapriamo la prossima volta con un'analisi più approfondita della res extensa, perché a questo punto sta dimostrando, ha dimostrato che esiste un mondo fuori di noi, ma come funziona questo mondo? Quali sono le regole? Chiaramente farà opere di fisica, opere di biologia, studierà il corpo umano, eccetera, eccetera. Il concetto però è che lui ci sta parlando di un mondo che ha due dimensioni, il dualismo cartesiano, ok? Cioè è un mondo in cui c'è pensiero e c'è materia. Pensiero, abbiamo detto, non è divisibile, non è misurabile, la materia invece è estremamente divisibile, estremamente misurabile. Il problema di fondo è che dovrà anche chiarire Cartesio, come si toccano queste due entità, queste due sostanze? Se il pensiero sta da una parte e la materia sta dall'altra, sono addirittura due sostanze diverse, con caratteristiche diverse. Dove si incontrano? Perché siamo sicuri, ragazzi, che la materia fuori di me, le idee avventizie cosa sono? Idee che vengono dalla materia fuori di me, ma che poi diventano idee, giusto? Io vedo un cavallo, poi diventa un'idea di cavallo. Quello che è materiale, prima o poi diventa intellettuale, razionale, mentale. Come fa a passare se sono due sostanze diverse? Come faccio io a trasformare una sensazione in idea? Questo sarà, diciamo, uno degli obiettivi che avrà. Ora, prima di chiudere, però, vi devo dire alcune critiche che vennero fatte a Cartesio, perché questo ragionamento ovviamente è abbastanza forte, abbastanza impegnativo, no? Lui sta dicendo che ha dimostrato sostanzialmente l'esistenza di Dio. Allora, una delle critiche importanti sarà fatta nell'Ottocento da Feuerbach. Ok? Lo studieremo meglio quando studieremo il prossimo anno la filosofia ottocentesca, però ve la sintetizzo in brevi, diciamo, parole, così, con un ragionamento breve. Feuerbach dice questo: la prova di Cartesio sull'esistenza di Dio si basa sul fatto che dentro di noi c'è l'idea di infinito e che noi non riusciamo da soli a crearci l'idea di infinito, cioè che l'idea di infinito non è né avventizia né fattizia, quindi deve essere innata e quindi deve essere Dio ad avermela messa prima della nascita, ok? Questo è un po' il ragionamento in pillole di Cartesio. Feuerbach dice: e chi l'ha detto che l'idea di infinito non possiamo essercela creata noi? D'altronde l'essere umano va per gradi.
Io sono piccolo, la specie umana è più grande. Ok? Quindi, togliendo la mia piccolezza, si arriva a una maggiore grandezza. Andando per negazioni, io tolgo il mio limite e arrivo a una comunità più grande. Con lo stesso discorso, togliendo il limite del finito, si può concepire l'infinito. L'infinito non come qualcosa di positivo, ma come qualcosa di negativo, cioè qualcosa che non ha limite. Non so se è chiaro. Anche se, dice Feuerbach, l'essere umano non ha mai visto l'infinito, non ha mai percepito l'infinito, non ha mai misurato l'infinito. Può aver creato l'idea di infinito basandosi sull'idea del finito, negando la finitezza all'idea del finito, ok? L'idea del finito è basata sulla finitezza, sulle dimensioni. Questo è più piccolo, questo è più grande, questo è ancora più grande, arrivando fino alla Terra è ancora più grande, e se io tolgo i limiti? Arrivo all'infinito. Non è qualcosa che io riesco a concettualizzare come un'idea che riesco a produrre dall'inizio alla fine, proprio perché è infinita, ma la concettualizzo come qualcosa che non ha limiti. D'altronde, ragazzi, la parola infinito che cosa significa? Non finito. Non ti dice qualcosa che è, dice qualcosa che non è. Ti dice che è qualcosa che non ha limiti. Noi vediamo solo limiti. E che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto l'uomo è piccolo, il mondo è più grande, l'universo è più grande. Ok, immaginiamoci qualcosa che ha ancora meno limiti, non ce l'ha, è più grande del più grande del più grande, è infinito. Quindi, in pratica, l'idea di infinito ce la siamo inventata noi, è un'idea fattizia, e quindi il fatto di avere dentro di noi l'idea di infinito non porta assolutamente a concludere che esista veramente un essere infinito che ci ha ficcato dentro di noi l'idea dell'infinito stesso. Può essere un'idea che noi ci siamo bellamente inventata. Questa è la critica di Feuerbach, ok? Altra critica molto importante è quella che poi farà, diciamo, dopo di lui Pascal, e altri filosofi, la riprenderà Pascal, la renderà in bella, ma già contemporaneamente a Cartesio si era obiettato qualcosa, che si chiama la critica del circolo vizioso cartesiano. Alcuni filosofi dicevano, ma scusate, Cartesio ha fondato la regola dell'evidenza attraverso l'esistenza di Dio, e ha fondato l'esistenza di Dio attraverso la regola dell'evidenza. Quindi c'è un circolo vizioso. Lui arriva a dire che la regola dell'evidenza è sicura e non c'è il genio ingannatore perché abbiamo un Dio che non ci inganna, giusto? E quindi non può esserci l'ipotesi del Dio ingannatore. Se no, vi ricordate, quando c'era l'ipotesi ancora valida del Dio ingannatore, neanche la matematica era più valida, mentre la matematica adesso è valida la logica, è valida addirittura il mondo esterno. Ma arriva a sostanzialmente dimostrare l'esistenza di Dio attraverso un ragionamento basato sulla regola dell'evidenza, l'evidenza dell'idea di perfezione, ok? Quindi la regola dell'evidenza giustifica l'idea di Dio e l'idea di Dio giustifica l'idea dell'evidenza. Non va bene, bisogna trovare una giustificazione che non faccia riferimento alla stessa regola che va giustificata, altrimenti si intercorre in un circolo vizioso. Risposta di Cartesio, che ripeto già i contemporanei avevano obiettato questa cosa. Cartesio in una lettera risponde, la risposta è un po' complessa, cerco di sintetizzarla, alcuni non la trovarono già all'epoca molto convincente, ma lui dice: in realtà Dio non è il garante della verità, la verità delle cose, la validità del metodo è la regola dell'evidenza, cioè quando io concepisco una cosa chiara e distinta, questa cosa è valida, è vera. Cosa serve Dio? Non mi serve a dire che l'evidenza, la regola dell'evidenza è una regola valida. Quello, diciamo, direbbe lui, è autoevidente. Ma mi serve a far permanere la verità. Cioè, quello che mi serve Dio nella mia dimostrazione è pensare che quando io concepisco una cosa chiara e distinta, questa cosa poi non venga trasformata, corrotta e imbrogliata da un genio ingannatore. Quindi la regola dell'evidenza inizialmente io ce l'ho a prescindere da Dio. Quello che mi serve Dio non è tanto a giustificare la regola dell'evidenza, ma è giustificare la permanenza dell'evidenza. Cioè una cosa vera deve rimanere vera, non deve essere falsificata poi da circostanze esterne come il genio ingannatore che potrebbe farmi partire da un'idea dell'evidenza ma poi suggerirmi l'errore. Mi avete capito? In questo modo Cartesio pensa di aver separato la regola dell'evidenza dall'azione di Dio, che appunto, lo ripetiamo, non è il garante della validità della regola dell'evidenza, ma è il garante del permanere della verità evidente. Cioè una verità evidente deve permanere valida.
Ok, questo però apre moltissimi altri problemi, perché pure se scansa, diciamo, l'azione di Dio in questo senso arriverebbe dopo la concezione di un'idea vera, per farla permanere vera, quindi io dimostro qualcosa di vero, ok? Con la scienza e con l'intuizione e con il ragionamento, e poi Dio me la fa permanere nel tempo, non c'è nessuno che la può imbrogliare, mi fa mantenere la saldezza di questo metodo. Però già i contemporanei, ma molto anche nel Novecento, obietteranno assolutamente quest'idea, perché la scienza funziona proprio al contrario. Un'idea valida in un certo momento è proprio invece falsificata in un momento successivo. Pensiamo a Newton. Newton aveva seguito le regole dell'evidenza, aveva fatto tutta una serie di deduzioni, ha buttato giù una serie di regole e di leggi della fisica. Ma poi Einstein nel Novecento scoprirà che alcuni dei suoi ragionamenti erano sbagliati. La scienza si muove e va avanti proprio uccidendo, distruggendo, falsificando, innovando, cambiando, movimentando le conoscenze precedenti. Quindi l'idea che Dio stia lì per mantenere, che una volta che una cosa è dimostrata, lo è per sempre, ok? Questa, diciamo, Dio garante della permanenza della verità, suona molto antiscientifico al gusto nostro, ok? E quindi diciamo è un'idea che non è stata poi molto portata avanti, anzi nel Novecento si porterà molto più avanti l'idea della scienza come falsificazionismo, come capacità di individuare ciò che è potenzialmente falso, e qui ci si rilega un po' anche l'idea di Bacone, vi ricordate? Diciamo, delle confutazioni, dell'esperimento cruciale, eccetera, eccetera. Quindi l'idea di Cartesio è veramente un po' troppo matematica, un po' troppo geometrica e fa un po' a pugni con la pratica poi scientifica. Infine Pascal dirà, l'ultima critica, va bene tutto, immaginiamo anche che questo ragionamento sia un ragionamento conclusivo e che Cartesio abbia dimostrato l'esistenza di Dio. Ma che Dio è il Dio di Cartesio? Dirà Pascal. È un puro ente di ragione, è un Dio filosofico, è un Dio che non serve a nulla, è un Dio sostanzialmente che una volta che ha dimostrato che la nostra conoscenza è valida e non perturba nulla la nostra conoscenza, non c'è il genio ingannatore, non serve più a nulla, non interviene nella vita dell'uomo. Sostanzialmente dà una spintarella all'universo, dirà Pascal, e poi si nasconderà. E l'universo, dopo questa spinta iniziale, inizierà i suoi fenomeni naturali, i suoi ragionamenti, i suoi cambiamenti, la sua evoluzione, la sua vita. Ok? È un Dio inutile, un Dio un po' fannullone, un Dio che non serve a niente, un puro ente di ragione. Cioè dice a Cartesio gli è servito Dio, non tanto perché veramente voleva dimostrare l'esistenza di Dio, ma per avere una base solida per il suo metodo. Ma è un Dio molto lontano da un qualsiasi Dio, diciamo, utile, vicino, e anche della tradizione cristiana, vicino alla comunità, alla provvidenza. È un Dio veramente ancora più astratto del Dio aristotelico. È veramente un Dio stile aristotelico, un Dio che ha la finalità di dare il primo la all'orchestra dell'universo, il primo avvio, la prima scintilla, ma poi non interviene più in tutti gli altri fenomeni. Perché vedremo poi dalla prossima puntata che Cartesio spiegherà i fenomeni del mondo, i fenomeni del corpo umano, delle passioni dell'uomo con metodo meccanicistico. Quindi una piccola spinta e poi un meccanismo, ok? Un Big Bang iniziale e poi si nasconde. E appunto Pascal dirà, è un Dio un po' fannullone, un puro ente di ragione. Che tipo di dimostrazione ha? Che cosa ci serve questo Dio qua? È un Dio che non è un vero Dio. Ok, qui finiamo la lezione e la prossima volta torneremo con la fisica di Cartesio.